Al termine del seminario che l'UCIM ha organizzato il 29 gennaio 2013 a Melto, sul curriculum verticale, abbiamo incontrato la vicepresidente nazionale vicaria dell'UCIM, preside Anna Bisazza Madeo, alla quale abbiamo chiesto qual è lo scopo che si prefigge l'UCIM a livello nazionale. L'UCIM, per tradizione, da quando è nata, è un'associazione professionale di ispirazione cattolica. La professionalità dei docenti e dei dirigenti richiede un'attenzione particolare alle innovazioni, alle strategie, alle metodologie, al modo di fare scuola, ma anche ai valori che la scuola propone. Lo scopo principale, la finalità è quella di far crescere i giovani in un ambiente adatto e con delle competenze, delle conoscenze e dei valori tali che possano effettivamente migliorare la società. Questo facciamo principalmente curando la formazione dei docenti, la formazione sotto molteplici aspetti, molteplici dimensioni, è il nostro compito prioritario. Poi, quando incide l'UCIM a livello nazionale sulle determinazioni del Ministero dell'Istruzione? Da sempre l'UCIM è attenta a quello che bolle in pentola, diciamo così, al Ministero, proprio per cercare non solo di sanare determinate situazioni a posteriori, ma soprattutto di prevenire dei danni. Non sempre riusciamo, perché in questi ultimi anni le disposizioni ministeriali sono state tenute nei cassetti e poi sfornate all'ultimo momento quasi a sorpresa. Però cerchiamo appunto di prevenire e ci siamo imposti in questa nuova gestione, perché il nuovo Consiglio centrale è stato eletto da poco e anche come Consiglio di Presidenza ci siamo proposti soprattutto di mandare degli input prioritari al Ministero perché si possono stimolare alcuni settori che sono di vitale importanza. Oggi il mondo associativo è in crisi. L'UCIM come fronteggia questa situazione? La crisi è dappertutto, è del mondo associativo, è della società, è dell'economia, della politica, poi non ne parliamo proprio. E noi cerchiamo di fare al meglio il lavoro che dobbiamo fare. Quello per cui ci sentiamo chiamati e quello che abbiamo affrontato negli anni e continuiamo ad affrontare con spirito di volontariato, perché chi opera nell'UCIM opera come volontario perché si sente di poter dare un proprio contributo per la costruzione di una scuola e di una società migliore. Grazie Presidente.